Come il poverello d'Assisi teneva gli occhi fissi su Cristo per riconoscerlo e servirlo nei poveri, così per tutti coloro che intendono amare come ha amato Gesù, la carità dovrebbe trasformarsi in uno stile di vita, in gesti concreti e quotidiani da rivolgere a quelle esistenze calpestate dalle logiche perverse del potere e del denaro. Presentato questa settimana in sala stampa vaticana, il messaggio di Papa Francesco per la prima giornata mondiale dei poveri che si terrà il 19 novembre non lascia spazio a compromessi e mezze misure perché, come sottolinea il pontefice, l'amore non ammette alibi. La preghiera e la conversione trovano nella carità che si fa condivisione la verifica della loro autenticità evangelica. Il logo dell'evento, dal tratto semplice, due uomini che si tendono la mano sul ciglio di una porta aperta, riassume in maniera suggestiva il significato della giornata mondiale dei poveri. Il corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia, si lascia ritrovare dalla carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli più deboli. Con noi Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. La giornata mondiale dei poveri ci invita a riconoscere i poveri che sono accanto a noi, che vivono accanto a noi, di cui molte volte non ci accorgiamo per la nostra indifferenza, per la nostra fretta o per il nostro desiderio di sentirci maggiormente liberi. I poveri sono con noi e chiedono condivisione. Chiedono quindi che possiamo stare loro vicini, chiedono che possiamo non soltanto tendere la mano, ma che possiamo ascoltare le loro preoccupazioni. E poi forse ci sarà anche bisogno di un aiuto materiale, ma la prima cosa è la condivisione della vita. Dopo la messa del 19 novembre nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco, come è stato annunciato durante la conferenza stampa, aprirà le porte dell'Aula Paolo VI invitando almeno 500 persone bisognose a pranzare con lui. Un pasto caldo, segno di come il calore dell'amore è sempre in grado di spezzare il cerchio della solitudine. Tante volte ci siamo trovati dinanzi a voltare lo sguardo da un'altra parte per paura, per ignavia, per disinteresse. E la giornata mondiale dei poveri ci dice che lo sguardo invece deve essere fissato su Cristo che è povero. E quel Cristo povero oggi lo ritroviamo in tante situazioni, in tanti uomini, in tante donne, in tanti bambini, in tante situazioni di vita che calpestano la dignità personale. Non amiamo a parole ma con i fatti, è il tema della prima giornata mondiale dei poveri. Per cambiare la storia, come rimarca Papa Francesco nel messaggio, è necessario ascoltare il grido dei più bisognosi e impegnarsi a sollevarli dalla loro condizione di emarginazione. Già dal mese di settembre sarà disponibile un sussidio pastorale che permetterà ai sacerdoti e al mondo del volontariato di prepararsi a vivere ancora più intensamente l'evento del 19 novembre. È uno strumento molto semplice, oltre al messaggio ci saranno anche delle iniziative pastorali che vengono suggerite, ci saranno delle iniziative di preghiera, perché tutto quanto comporta questa giornata e le attività che verranno compiute nel corso della settimana hanno bisogno, come ci insegna il Papa, che vengano inserite nell'alveo della preghiera.